Ciao a tutti, benvenuti al nostro appuntamento con il gusto. Noi oggi proviamo a fare insieme un primo che prevede l'uso di riso integrale e sarà interessante scoprire la cottura, perché tanti lamentano il fatto che il riso integrale cuoce in 40 minuti. È vero, se uno lo cuoce come se fosse un risotto, in realtà il riso integrale va cotto in un modo particolare. E adesso vi farò vedere come si fa. Ed è una cottura semplicissima. Io verso una parte di riso, come questa, nella pentola, e due parti di acqua. Acqua fredda. E il riso soprattutto non va lavato. Io adesso metto a cuocere questa pentolina. Per portare a bollore vado a fiamma alta, coperto. Il riso ha consumato tutta l'acqua e i chicchi si sono gonfiati. Spengo, lascio coperto e lascio riposare fino all'uso. Intanto, mentre il riso cuoce, noi prepariamo il condimento. Dunque, utilizzeremo capperi, uvetta, peperoncino, aglio, cipolla, melanzana e carote e zucchine. Poi ho raccolto anche qualche aroma, sedano e prezzemolo. Dunque, iniziamo con mettere a bagno un po' di uvetta. Ecco, dunque, l'uvetta a cosa serve? A bilanciare il piccante salato del cappero e a conferire alla preparazione una gamma più completa di sapori. Mentre l'uvetta rinviene un po', noi andiamo a pelare uno spicchio di aglio che servirà per rendere più saporita la cottura, mentre invece la cipolla la tagliamo, la sottigliamo fine fine, perché lei resterà nella cottura, anzi si fonderà insieme agli altri ingredienti e darà un sapore dolce fondente alla preparazione. Importantissimo: non va toccato il riso, non va girato, non va salato, solo acqua e riso. Ecco, io divido le verdure che sto preparando a seconda dei tempi di cottura. Ma no, oggi sono quasi tutte simili, però ad esempio la carota cuoce un po' più a lungo, ad esempio, della melanzana. I capperi, secondo me, sono una cosa importantissima nella nostra dieta. L'acqua sta bollendo in modo molto allegro. Io abbasso e metto al minimo in modo tale che l'acqua si consumi. Adesso taglio la carota. Metto uno zucchino freschissimo, sempre raccolto dal mio orto. Tolgo solo questo perché risulta un po' amaro. Taglio anche il fiore, così resta più colorata. Ecco, adesso siamo pronti a partire e fare il nostro condimento. Mettiamo anche una punta. Allora, questo è un peperoncino. A me piace molto il peperoncino e, tra l'altro, come ben sapete, contiene molta vitamina C e antiossidanti. Quindi, se vi piace, aggiungetelo sempre nelle vostre preparazioni, scegliete il vostro grado di piccantezza. Allora, io sono quasi pronta, taglio ancora un po' questi gambi di sedano e le foglioline di prezzemolo. 2 o 3 cucchiai di olio. Io ho separato le varie verdure, qui ho messo quelle che metterò per prime nella padella, e cioè cipolla, carote e trito di aromi, avevamo detto, sedano e prezzemolo. Intanto qui l'aglio sta profumando l'olio,
Vado. Si sta già sprigionando un magnifico profumo. Allora, il bello della melanzana è che darà un po' di morbidezza fondente e si amalgama perfettamente con le altre verdure. Dunque, se la cottura risultasse asciutta, perché può anche capitare, perché abbiamo messo solo tre cucchiai di olio, aggiungiamo l'uvetta senza sgocciolare, messa ad ammollare. I capperi io non li dissalo mai, perché quel sale che è intorno ai capperi è un sale che ha assorbito parte del fiore, e quindi mi spiace sprecarlo. Ecco, vedete i chicchi, e mi vanno a condire con il sugo. Aggiungo ancora un po' di acqua. Il nostro riso è quasi pronto. Come vedete, i chicchi sono tutti ben divisi. Adesso sono pronta per mescolare il riso al condimento. Se rimane un po' di acqua, va bene, uguale. Guardate come sono belli i nostri chicchi. E amalgamiamo i vari ingredienti in modo tale che i vari sapori si mescolino tra loro. Un goccio di olio, circa un cucchiaio commensale, il profumo è delizioso. Sto impiattando il nostro riso. Sì, non preoccupatevi se ne avanzate, perché questo riso è buonissimo il giorno dopo, è buonissimo anche dopo 2 giorni. Questa è una preparazione presa dalla macrobiotica e sesamo tostato con sale integrale. Il sesamo è ricchissimo di calcio, quindi voi potete sostituire il formaggio che mettevate sul vostro primo con una cucchiaiata di sesamo, di gomasio, anzi, per l'esattezza. Io vi auguro buon appetito, vi ringrazio di aver condiviso questa esperienza con noi e vi aspetto al prossimo appuntamento con il gusto. Ciao a tutti!